Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video di Do It Yourself Ispirazione. Oggi vi mostrerò una squisitissima ricetta e sono queste bellissime tortine di primavera all'interno di questi bellissimi cartoncini fatti di appunto cartone che utilizzeremo come recipienti per le nostre mini torte davvero davvero carine. Ecco qui un bellissimo esempio, come potete vedere stringono un po', però come decorazione sono davvero davvero carine. Però vediamo un po' che ingredienti ci servono per creare questi bellissimi muffin e vediamo anche un po' le porzioni sono di circa 12 muffin. Io però qui ve ne farò vedere anche solo 6, giusto per farvi vedere un po' come sono. Allora, come prima cosa abbiamo 100 g di burro già sciolto, una bustina di lievito, 3 uova, 60 g di mandorle già sbriciolate, 75 g di zucchero di canna, 80 g di farina e per finire un po' di sale. Iniziamo mescolando sia le uova che lo zucchero di canna, aiutandoci con il nostro mini pimer. Dopo che raggiungete questa consistenza, andiamo ad aggiungere gli ingredienti che mancano, per cui la farina, le mandorle e un pochino di sale. E rimischiamo il tutto. Una volta che il composto è pronto, andiamo ad aggiungere un cucchiaino di lievito e mischiamo nuovamente. Ecco qui, ora che è pronto, aggiungiamo anche il nostro burro e dopodiché dobbiamo preparare gli stampini dove andremo a mettere le nostre bellissime, squisitissime tortine. Come potete vedere qua ci sono 6 stampini, per cui andiamo subito a formare tutte le nostre scatolette che, come potete vedere, sono zigrinate, per cui è davvero davvero semplice unirle tutte ed assemblarle. Ecco qui, chiudendo così, come potete vedere il primo lato è fatto. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Ecco qui, ed ecco qui pronto il nostro stampino di cartoncino dove andremo a mettere la nostra torta. Andiamo quindi a suddividere con l'aiuto di 2 cucchiai tutto il composto. Ecco qui. Rispalmiamo un po' all'interno dello stampino e dopodiché andranno per circa 15-20 minuti nel forno a 180 gradi. Adesso dobbiamo preparare ovviamente la guarnizione. Eccola qui, le nostre tortine sono pronte. Come potete vedere, alcune non sono proprio linearissime perché il composto non si è sparso bene, però sono comunque buonissime. Invece per la nostra decorazione abbiamo bisogno del nostro zucchero a velo, degli zuccherini per riprendere un po' anche il tono del nostro cartoncino e ovviamente anche un pochino di succo di limone. Per cui andiamo ad aggiungere al nostro zucchero a velo un po' di succo di limone per creare la nostra glassa. E andiamo a mescolare il tutto. Ecco qui, dopo che raggiungete questo composto, andate a spalmare la glassa su tutte quante le porzioni. Ecco qui anche l'ultima e dopodiché andiamo a guarnire i nostri mega muffin con questi bellissimi triolini di zucchero.
Ecco qui, come potete vedere, le nostre tortine sono davvero davvero bellissime e anche davvero semplicissime, perché ci vogliono davvero pochi ingredienti e sono davvero davvero dei dolci squisitissimi. Naturalmente spero che la ricetta vi sia piaciuta e che vi sia piaciuto anche il video. Se vi è piaciuto, regalatemi un mi piace, e se avete dubbi, perplessità o consigli sulla prossima ricetta, scriveteci tutto nei commenti che saremo felici di leggere. Non dimenticatevi di abbonarvi al nostro canale per rimanere sempre sintonizzati con noi, e ci vediamo sempre qui la prossima volta, ok? Ciao!